Un tema molto importante è quello della sicurezza a Savona, un po' dappertutto, però Savona vive una situazione un po' particolare e la percezione di sicurezza sembra comunque in difficoltà, in calo. Cosa possiamo dire, cosa farà questa amministrazione? Beh, intanto è assolutamente così. C'è da dire che non, la realtà rispetto alla percezione è un pochino diversa. Noi nei comitati di sicurezza prendiamo comunque atto di numeri che non dovrebbero destare grandi preoccupazioni, anche se sono onestamente in aumento. Però la percezione del cittadino è sicuramente quella di avere una situazione di difficoltà relativamente alla sicurezza. Noi non abbiamo nessun tipo di risorsa. Così sgomberiamo il campo da qualunque tipo di atteggiamento non positivo nei confronti di questo problema. Noi vogliamo avere un atteggiamento positivo, siamo di fronte a una situazione di bilancio disastrosa e stiamo cercando attraverso l'assessore Montaldo e il sindaco di mettere un po' in sicurezza, tra virgolette, questa parte, diciamo, della competenza, e quindi dobbiamo inventarci qualcosa. Cosa ci siamo inventati? Abbiamo capito che c'è un'esigenza di videosorvegliare le proprietà private, di videosorvegliare comunque le situazioni anche nei negozi, eccetera, da parte dei privati. Allora noi stiamo predisponendo un protocollo che mi auguro martedì possa andare in giunta insieme al comandante Loia e al responsabile del dirigente dei lavori pubblici per consentire a chi vuole mettere una telecamera di poterla mettere e videosorvegliare anche la parte pubblica, perché il privato non può videosorvegliare la parte pubblica. In questo modo dovremmo riuscire a essere integrati con i nostri sistemi di videosorveglianza e dare comunque un deterrente a questa cosa. Non risolve il problema della sicurezza, ma dà un deterrente. Poi il mondo è cambiato. Probabilmente qualche anno fa non c'erano centinaia di persone che non fanno niente tutto il giorno, che è un anno che stanno lì e occupano i giardini pubblici, mandano via gli anziani dalle panchine. Una cosa che non è più sostenibile, ma non può essere il comune a mettere a posto una roba del genere, ci vuole qualcuno a Roma, invece di andare in America, si occupa un po' più del nostro paese.